Il Garda Trentino è la casa dell'arrampicata sportiva, un'immensa palestra a cielo aperto. Adam Ondra è il giovanissimo fenomeno nato a Brno, nella Repubblica Ceca, il 5 febbraio del 1993 di questa spettacolare disciplina. L'incontro tra l'Alto Garda e il campione è avvenuto in modo naturale, attraverso una conoscenza e un'amicizia di vecchia data, fino all'ultimo importante atto ufficiale presentato stamattina presso la sede di Rockmaster al Climbing Stadium di Arco. In Garda e Adam Ondra si legano con un accordo triennale di collaborazione, in virtù del quale il talento cieco, vero e proprio mito per tutti gli appassionati del climbing, diventa testimonial del Garda Trentino e si impegna in una serie di attività per la promozione dell'ambito a livello nazionale ed internazionale. Il campione Adam Ondra sarà subito protagonista di un tour in 4 giornate, al fianco di Ingarda, in Svizzera e in Germania. A Zurigo, Stoccarda, Francoforte e Monaco sono in programma attesissime serate presso sale di arrampicata con pareti artificiali, dove ci saranno conferenze, attività promozionali, climbing show e interazione con il pubblico. L'Alto Garda offre oltre 1.000 vie attrezzate, di cui quasi 500 regolarmente controllate e manutentate. Proprio Arco si è guadagnata negli ultimi anni la fama di capitale dell'arrampicata sportiva. Ondra ha partecipato più volte al Rockmaster, dove ha vinto nel 2011 e nel 2015. Il prestigioso palmares dell'atleta cieco è ricco di altre importanti affermazioni, tra cui spiccano 3 campionati del mondo giovanili, 2007, 2008 e 2009, e una serie di trofei da senior, come la Coppa del Mondo, il titolo mondiale nelle specialità lead e boulder, 5 edizioni di Arco Rock Legend. Il progetto che riguarda il climber, che riguarda la promozione che faremo con Adam Ondra, è il risultato che ci pone in termini promozionali sicuramente unici rispetto al panorama europeo, ad approcciare una clientela che è quella che da noi viene appunto per fare l'arrampicata, che fino ad oggi invece ha trovato sicuramente dei posti eccezionali, ha trovato una manifestazione come il Rockmaster che sicuramente è importante, ma che ha bisogno oggi di affinarsi e di trovare sul nostro territorio la possibilità di espletare questo sport proprio come motivazione di vacanza, magari assieme anche ad altre discipline che il nostro territorio riesce ad esprimere. Con Adam Ondra siamo sicuri di avere un testimonial d'eccezione per poter girare l'Europa e il mondo a testimoniare quanto è bello il nostro territorio e quanto può essere arrampicato. Questo è il coronamento di un percorso che è incominciato nel 2009 con il nostro progetto Outdoor Park Garda Trentino, che ha voluto proprio creare sempre più anche dei gradi di arrampicata medio-bassa, quindi fino al sesto livello, come abbiamo visto che adesso è la maniera preponderante di arrampicare nelle sale indoor in tutta Europa. Quindi in questi anni siamo stati per certi versi lungimiranti perché abbiamo preparato un prodotto che ora, grazie al testimone, al nostro ambassador Adam Ondra, andremo a presentare in Germania e in Svizzera in sale di arrampicata. Sarà una bellissima occasione per presentare le bellezze del Garda Trentino come luogo ideale per l'arrampicata, che abbina un ambiente ideale di clima mediterraneo con un livello di arrampicata proprio adeguato a questi nuovi climber. In tour racconterò della mia vita, della scalata, però anche di questo territorio, un territorio pieno delle rocce, pieno delle falesie e posti interessanti da visitare, che sono molto contento e mi fa un onore di essere ambassador di Garda Trentino, perché Garda Trentino è un prodotto che mi piace rappresentare. Per me è una combinazione di buona vacanza, cibo buono, clima buono e rocce fantastiche. Quindi c'è proprio un po' di tutto e per questo mi piace sempre ritornare ogni anno. Io sono stato qua per arrampicare ad Arco quando sono stato
quando avevo 7 anni. Sono stato qua con mio papà e mamma e mi è piaciuto tantissimo. Era quasi il primo posto scalando all'estero. E abbiamo scalato qua a Nago e dopo Massone, e per me era un paradiso. Perché soprattutto perché tutte le vie sono state chiodate molto bene, aunque sono stato molto piccolo, potevo arrivare bene delle prese buone a moschettonare l'altro rinvio, per esempio, che è anche molto importante perché tante falesie non sono attrezzate molto bene per le famiglie quando bambini vogliono scalare con corde dal basso, può essere anche un po' pericoloso. Arrampicata sicuramente è un sport sempre un po' più popolare, però quello che mi manca è che ci sono molto più persone scalando in palestra, in plastico, però forse non così tante persone vanno fuori a scalare in roccia, e per me a Garda Trentino è un posto migliore per iniziare a scalare fuori.